Mister, dopo la sosta si riprende subito con un derby contro il Pontevomano. Ti chiedo, nelle ultime giornate l'obiettivo della Torrese, soprattutto col fatto che probabilmente i playoff non si disputeranno? Sì, al di là del fatto che i playoff sicuramente o molto probabilmente non si disputeranno, noi ci teniamo a chiudere in bellezza questa stagione. Abbiamo fatto un buon girone di ritorno, tolte le ultime partite dove abbiamo lasciato per strada qualche punto, però la squadra si è allenata bene, ripeto, ci tiene a fare un buon finale di stagione, a partire dalla partita col Pontevomano, un derby, sappiamo che loro hanno bisogno di punti, noi ci arriviamo con qualche acciacco, ma sicuramente faremo la partita per cercare di onorare al meglio la partita. Sarete anche arbitri della salvezza, visto che dopo il Pontevomano affronterete anche il San Buceto, e ti chiedo anche se rispetto alle ultime uscite e sfruttando anche questa sosta hai recuperato anche qualcuno, perché nelle ultime partite c'erano state diverse defezioni. No, purtroppo proprio oggi si è operato di Francesco alla spalla, Mansur si è operato 2 settimane fa al braccio, abbiamo ancora fuori di Federico, Romanucci squalificato, Angelini squalificato, quindi saremo di nuovo in emergenza, però sarà anche un motivo in più per provare dei ragazzi che si allenano con noi dall'inizio stagione, dei fuori quota interessanti che magari saranno importanti per il prossimo anno, quindi sono comunque fiducioso perché sono convinto che faremo una grande partita.